I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Suona che fa male quelle ultime parole. Jack Savoretti, Natalie. Natalie Imbruglia. È Natalie Imbruglia? Sì, sì, sì. Natalie Imbruglia, famosa per Thorn. Si era anche fidanzata con Lenny Kravitz in quel periodo. Certamente. In quel periodo, te lo ricordi? Lui solo donne brutte. Esatto. Sai che noi abbiamo avuto una in comune? Sì, ma nemmeno se la vedo. Mia ex è stata con Lenny Kravitz. In comune, il comune di. Esatto. In quale comune? Di Lodi. In comunità. Io mi ricordo il video, c'era praticamente solo la sua faccia, di una bellezza. Con quel taglio di capelli che ha fatto scuola. Mamma mia. E quel ragazzo lì del video, mannaggia. Dove sarà quel ragazzo lì del video? Sarà vecchio, decrepito. Io ancora oggi, perché ci si pente a volte nella vita di aver fatto o non fatto delle cose, il famoso rimorso, il rimpianto di non averle risposto. Ma su WhatsApp. Sì. Quindi recente WhatsApp. Ho fatto ghosting. Ma mi è andato in archiviate. Ma scusate, ma a proposito di archiviate su WhatsApp, ma voi non mi sono andati dei numeri in archiviati, cioè che sono di quella cartelletta dall'altra parte? Non lo so, a me ogni tanto vedo dei numeri là in cima, guardo, dico archiviare, ma non ho archiviato io, ci sono. No, tu l'avrai archiviato. Si sono archivati sono da delle, sole. Delle conversazioni. Forse magari. Quelli che magari non senti da tanto tempo si archivi. Non lo so. Non lo so come funziona. Archiviato. Ma abbiamo la sigla e possiamo iniziare. E poi ho una bella notizia. Cioè? Tanto che sono contento che vi siamo mancati. Ma la cosa bella. No, vabbè. Vale, adesso cantiamoci la sigla. Ora. Voglia. Felicità. Allora, siccome noi siamo onesti e qualcuno di voi aveva già pagato, aveva fatto il versamento per il momento elettronico di venerdì, che non è andato in onda perché non c'eravamo, noi oggi lunedì col momento elettronico. Si paga pegno. Che magari dalla botta. Colazione. Grazie Stevi. Allora, questa mattina tra l'altro ci. Questa mattina hai visto, Viola, hai notato questa cosa? Che ho chiamato il bar, no? Perché comunque siamo qui, c'è un po' aria di festa, questo ponte, ho chiamato il bar. E ogni tanto quando si chiama qua al bar la gente vede il caffè, le cose. Quando io passo, quando chiamo il bar, io passo in tutti gli studi e dico ragazzi, sto chiamando il bar, volete qualcosa che offro io? Sì. Maurizio, spremuta d'arancio, no, 5 euro. Io non ho preso la spremuta. No, la spremuta lì è di Maurino. E di Maurino Radio Capita, perché vado anche negli studi di Radio Capita. Maurino, che è uno che si prende di solito il caffè o l'acqua frizzante. Questa se la vende. Premuta, 5 euro, la sta già rivendendo a 7 a quelle di M2O. Maurizio gli ha detto: vuoi un caffè? Prenderei un toast, il maxi toast. Senti come se lo sta perché mangiando. Che maxi toast? Quello grosso che sembra un foglio A4, sembra un quadernone delle medie. Okay. Hai capito? Quando offri, viene fame, come il buffet. Certo. Che tu fai una colazione stretta, poi c'è il buffet. Quasi. Studiano architettura per farci stare le uova attaccate. Vabbè, comunque, Maurizio, la tua felicità. Vieni, Maurino, ringraziamo. Ecco qua. Fabio. Prego, Maurizio. Da quant'è che non bevi una spremuta? Dallo. Bellissimo, perché costa.
vedi, dal 90 sono contento. Giusto. Che vi porto nell'Olimpo della ricchezza. Cioè, o ti prendi la spremuta o paghi le bollette. Ci sono delle priorità. Spremute. Quando io ero come voi, quando ero povero come voi, c'era il taxi e non era considerato nella mia. Certo. Quando io... Vai ancora. Le spremute. Oh, certo. Okay. Solo in casa. Le caldarroste, le castagne in Piazza Duomo lì che ti fanno vedere quelle 5 che sono grosse come delle mele, te le mette dentro in un bicchierino di latta, sì, capito? 5 euro. E invece oggi? Esatto, invece Maurizio? Sì, ma le ciliegie. Le ciliegie, sì, esatto, le ciliegie, brava. C'erano delle cose che erano... Quante soldi, eh? Che vedevi, capito? Che le cose iniziavano e a e poi girare. Ogni tanto guardavo quel loro piccolo qui al telegiornale quando distruggevano le arance perché ne avevano... Immagino, certo. Perché ne avevano prodotte tra... Dicevo, ma questo 5 euro spremuta a Milano. Esatto, immagina al carnevale di Ivrea. Oddio, lì era da andare lì e facevi i soldi. Così, e le raccattavi da terra insieme alla cacca, guarda, di cavallo. Sì, esatto, una roba proprio... Maurizio, adesso noi iniziamo perché ti ho messo una bella canzone. Vi ricordo che Maurizio è uno che mangia, però poi quando va in bagno... Monete. Cagasoldi. Monete. Nessuno ha mai attaccato Little Wing con una cosa così. Cosa fai? Bevo il mio caffè. Bravo. Ok. Buono il toast. Buono, sì. Ti sei preso anche una millefoglio, visto? Senti odore di cotto. Ragazzo molto talentuoso, Jimi Hendrix. Da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio. Comunque un ragazzo molto talentuoso, lo era, si dice sempre di Jimi Hendrix che lui era già un mito prima di morire, nel senso che era già considerato così, ma attenzione perché non si è mai profeti in casa, e negli Stati Uniti faticava il ragazzo, faticava a farsi notare, quindi viene in Europa, ovviamente va a Londra, lo vedono anche i Beatles, certo. Vanno lì, lo vede, John Lennon dice, ragazzo ne ha. C'è anche in Across the Universe, ricordi? Sì. Il musical. E c'è anche il personaggio che dovrebbe essere Jimmy, insomma, quindi viene e diciamo spopola qui e poi ritorna negli Stati Uniti, insomma, poi a livello mondiale. Se vi interessa, le varie storie, cioè, no, vabbè, basta. Mi fermo qua. Un attimo, che Maurizio sta finendo il suo toast gigante. Sembra un quadernone. Quello era per una famiglia. Allora, è capitato spesso, vediamo che siamo tranquilli, si vede che siamo sotto il ponte. Sotto il ponte di Baracca c'è Pierin che fa la cacca. Noi stavamo sotto il ponte di Verona, c'è una vecchia scorreggiona che si aggiusta le mutande per non fare il buco grande. Era una conta dei noi bambini. Ma chissà a Torino come si dice. A Torino ci sono i ponti, professore Matteo Saudino. Buongiorno a tutti. Buongiorno. A tutti. Ciao Fabio, ciao Viola. Non c'era una filastrocca? Tantissimi di ponti, perché abbiamo il Po e chiaramente... Ma non c'è qualche storiella di quando si facevano le conte da bambino sotto il ponte di Torino? No, c'è per un... noi è Baracca. È Baracca. Il Baracca. Baracca. A Torino si dice quello, per far la conta, per giocare a nascondino, guardie ladri. Ponte di Baracca. Pimpiripette pam. Era coi pugnetti, era quella. Allora, professore, mi è capitato spesso di parlare bene. Di parlare bene di guerre stellari, Star Wars. E mi è capitato spesso di sentire persone dire: non mi piacciono i film di fantascienza. Eccomi qua. E allora io dico sempre: attenzione, è ambientato nello spazio, ma non è un film di fantascienza. Quella è, io dico sempre, è praticamente è filosofia pura. Dillo, butti nell'aria, butti nell'aria, esce il libro di Matteo Saudino, Star Wars e la filosofia. Oh, tada, Marzo imperiale. Grandissimo, guarda che roba. Poi mi permetto sempre di elogiarmi quando faccio, che spiego la struttura di come si scrive magari un romanzo o una sceneggiatura nelle università, al bar qua sotto. Ti ride dietro anche il prof. Ascolti, al bar qua sotto, abbiamo appena ordinato il toast, dico sempre, per esempio, Star Wars e Pretty Woman, che sono due film completamente diversi, sono scritti con la stessa struttura e racconto quella struttura che si chiama Il viaggio dell'eroe. Fabio, che anche Il viaggio dell'eroe, la struttura omerica che possiedono le grandi saghe.
da Star Wars al Signore degli Anelli, hanno chiaramente la struttura del viaggio dell'eroe e tutti i libri di Fabio Volo, perché io solo quello ho imparato. Però ma vedo te dovresti scrivere una saga, vedo, sai? Che io mi sono fatto tante saghe nella vita da ragazzo, però pensaci, saghe ma pensaci, sono seria, a volte pensaci. Anche a volte non riesco a dormire, mi faccio una saga. Io pensavo le sagre. Anche tante sagre. Allora, professore, è tutto suo questo spazio, prego. No, grazie. Il libro scritto con Lucilla Moliterno e Stefano Tancredi è veramente un viaggio all'interno della saga, delle saghe per eccellenza, la saga di Star Wars, e abbiamo però non fatto un libro sulla filosofia di Star Wars, ma abbiamo fatto un libro partendo da Star Wars, dei personaggi, per raccontare filosofi. Ti faccio appunto proprio due o tre esempi: Yoda e il conosci te stesso, cioè Yoda e Socrate, Obi-Wan Kenobi e l'etica del dovere, tu devi perché devi di canto, oppure Leila e il femminismo rivoluzionario, quello americano, anche di Angela Davis, oppure Palpatine, il demagogo, l'imperatore. C'è un viaggio attraverso la filosofia e Star Wars. Abbiamo visto quanto c'è di filosofico dentro Star Wars, tra Oriente e Occidente. Questo è un po' l'ambizione e il piacere, perché è un libro veramente piacevole e divertente. Ognuno può scegliere un po' a quale personaggio aderire. Sei più Obi-Wan, ti senti Han Solo, ti senti appunto Rey, e il gran finale è su C-3PO e R2-D2, che sono gli unici personaggi che attraversano tutti i 9 capitoli, e sono i temi quelli dell'intelligenza artificiale, la coscienza robotica. Vedi. I robot hanno una coscienza, sarà il tema del futuro, anzi c'è del presente. Del presente. Qua ci sono almeno 60 battute da fare mentre parlava, perché c'era Palpeggia lì, come si chiama? Palpatine. No, Palpatine, dai, è l'imperatore. Allora, Palpata con la saga ci non sta. È Palpata. Palpatine. Palpatine ci sta con la saga. Certo. Ian Solo ci sta con la saga. Poi, scusi, no, ma professore, non l'ha scritto da solo lei questo libro? No, l'ho scritto con due miei collaboratori del manuale, perché il professore quest'anno è uscito anche con il manuale per il liceo Prima Filosofare. Esatto. E nello scrivere ho incontrato due insegnanti appassionatissimi di Star Wars, e da un progetto ne è nato un altro. Bello, siamo bello. Immersi. Quindi si può dire che è una saga a sei mani. Questa era la battuta che ce l'avevo lì dall'inizio. Senti come si sveglia. Allora, professore, tra l'altro noi la chiamiamo anche perché lei praticamente è una costola anche del Volo del Mattino, nel senso è uno spin-off, perché lei lavora con Viola a questo meraviglioso podcast che si chiama Pensiero Stupendo, e adesso lo dico per tutti gli ascoltatori che hanno i figli anche adolescenti, magari si preparano alla maturità. Ci sono 5, se non sbaglio. Allora, stiamo preparando 5 puntate che saranno fuori dal 6 di maggio, proprio in funzione della maturità. Della maturità. Anche delle sessioni estive, non è detto che uno... Okay. Di che parlate in queste puntate? Di che parlate? Chi c'è, prof? No, questa puntata è veramente... Vogliamo alto, facciamoci la battutona, no? Avremo Jean-Paul Sartre, uno dei grandi maestri del filosofo francese. Avremo Popper, e dunque parleremo di metodo scientifico, e ancora Bergson, il padre dello spiritualismo, colui che ci ha ricordato, in una disputa anche con Albert Einstein, che esiste il tempo della scienza, quello dei nostri orologi, per capirci, che misura ogni istante allo stesso modo, ma poi c'è il tempo della vita. Il tempo della vita è differente, perché ogni istante è diverso da un altro, perché cambia la qualità. Bello. Del tempo. Dunque come abbiamo degli autori veramente molto belli. Come dice sempre un mio amico molto intelligente, sentiamo. No, se vuoi sapere che cos'è il tempo, non vai da un orologiaio, ma vai da un matematico. Certo. Non c'entrava questo. No, non c'entrava. Non c'entrava. Va bene. Allora, allora ricordiamo: Star Wars e la filosofia. Sì. Un libro, una saga a sei mani. È un perfetto sottotitolo, strano che Vallardi non abbia scelto. Vallardi editore, com'è che non ha pensato a una saga a sei mani? Va bene. Grazie, professore. Poi veniamo anche a sentire da maggio, quando escono le puntate. Ma le altre puntate monografiche sono ancora sue. Sì. Ovviamente. Sì, sì, quindi ci sono. Quando maggio? Scusate, perché oggi è il 2, non è il 6 di maggio. Quindi è la 6 di maggio. È il 2. Oggi è il 2,
Oggi è il 29 di aprile. Cosa stai dicendo? Non è, no, Fabio. Io sono cotto, sono cotto. Va bene. Io. Grazie, professore. Grazie a voi. Ciao. Buona filosofia. Ciao, 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 ciao. Te l'ho messo dall'inizio, senti? Senti. Ah, ecco. Me la devi mettere la giusta questa. Che qua Star Wars, guarda che, che intelligente. Questa è una delle più belle. Era meglio attaccarla dopo. Senti qua. Potete ridire il nome della struttura che avete detto? Si chiama Il Viaggio dell'Eroe. Se, cari ascoltatori, a un certo punto della vostra vita deciderete di scrivere un libro, magari il libro della vostra vita o di un accadimento, sapete, quando uno scrive un libro può raccontare una notte o può raccontare cent'anni di storia, cent'anni di solitudine o quello che avviene in una notte, in un'ora, cioè non conta il tempo, perché abbiamo detto il tempo è relativo. È un bel tema il tempo, Sì. Se vuoi sapere cos'è il tempo, non vai da un orologiaio ma da un matematico, dice sempre mio amico. Ma chi? Mio amico intelligente, perché è una bella frase. Scusami, qual è la morale? Ma infatti. E il tempo non è quella cosa lì della lancetta che si muove. Il tempo è un concetto filosofico altissimo e alla fine anche la filosofia, quando la matematica viene estremizzata, diventa filosofia. Cioè sono due mondi che si incontrano. La matematica è la risposta. Uno dice fai i calcoli. E invece la matematica, i numeri sono la risposta, come se sono uno strumento per comprendere il mondo. Mi è capitato, ma tanto. E insomma, questo per dire, volevo dire una cosa. Il viaggio dell'eroe. Ah, il viaggio dell'eroe. Scusate, si chiama Il Viaggio dell'Eroe. Se scrivete su Google Viaggio dell'Eroe, vi dà la struttura. Perché sennò, se vi mettete a scrivere la storia della vostra vita, dopo sei pagine vi bloccate, vi dice, ma diventa un tema. Invece, voi riempite quelle caselle lì, no? Prima la vita ordinaria. Si parte dalla vita ordinaria. Sì. Quando dovete raccontare la vostra vita, ci dovete dire come vi chiamate, dove vivete, com'è la vostra condizione. Dove vivevate? Che lavoro fate? Cioè, noi dobbiamo capire chi è il personaggio. Poi c'è il richiamo all'avventura, come Star Wars. C'è il richiamo all'avventura, poi dopo non vai perché hai paura, poi torni indietro, ma ormai quando la chiamata è dentro il tuo cuore. Il dado è tratto. Il dado è tratto. Arriverà qualcuno che ti dà la forza per partire nella tua avventura. Signora Patterson, lei e i suoi tre figli, prima del 1999. Dove vivevate? Va bene. Ragazzi, c'è il momento elettronico. Ciao! Di lunedì. L'ultimissimo. Che cosa? Di lunedì. Sì. Siamo sicuri? Ma a sta prezzo. Allora io ho già bevuto 2 litri d'acqua e ormai penso solo a quell'ascoltatore che mi ha detto che io bevo tanto perché ho fuori equilibrio lo yin e lo yang. Aspetta, ma io ho la soluzione, pare. Per mettere in equilibrio lo yin e lo yang devi fare il yin yoga, che è lo yoga profondo. Profondo. E se vuoi io do lezione anche online. Yin yoga. Pagando, Oh, cos'è questo? Bellissimo. Artemas. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. I like the way you È bello da dire I like the way you kiss me, no? Sì. Mi piace il modo in cui mi baci. Una mia una mia amica di Brescia. Noi diciamo Brescia, però gli altri... È giusto Brescia. Ok, una mia amica sostiene che se lei esce con un ragazzo e questo ragazzo bacia male, lei non va oltre. Certo. Sì. Sostiene. No. Strana. No, perché uno può dire mi piace quello che dici, il tuo mondo, la tua pelle. Allora bisogna vedere. Però bisogna se mi baci male, io non mi si spegne tutto l'entusiasmo. Bisogna vedere di chi si sta parlando. Di chi si sta parlando. Cioè, si può raddrizzare la situazione. Tu esci con Brad Pitt. Brad Pitt ti bacia male, vai avanti. Ma certo. Perché Brad Pitt? Certo. Se esci con me, no. Assolutamente non la c'è. Non arriveremo neanche al bacio. Ma mi cringe l'idea solo. No, però dico lei dice così. E io voglio dire una cosa, care ascoltatrici, lo dico perché ormai sono un anziano, esatto, la cosa è reciproca. No,
Ma noi uomini voi passate sopra. Noi uomini non siamo così giudicanti come voi, siamo più elevati. Ma che magnanimi. Si è vestita male? Ma chi se ne frega. Ha le scarpe brutte? Ma chi se... Hai i capelli sporchi? Ma chi se ne frega? No, tu sei schizzinoso. No, io sul capello sporco un po' sì. Però no, volevo dire una cosa. Se non volete baciare un uomo e poi capire che è tardi e dici però minchia già l'ho anche baciato a sapere, c'è un altro modo che non ha un rapporto fisico per capire. Scientifico. Come guida, guida si sa. E come parcheggia. Come parcheggia? Cioè la l'uomo sicurezza. Che non sa parcheggiare, l'uomo che non guida, che non parcheggia con una mano o comunque quanto è vero, guida, quanto è vero. Oppure quelli che continuano a toccare lo stop, quelli che non sanno guidare. In che senso toccare lo stop? No, non c'è mai quello, quelli che c'hai davanti che continuano con quei quelli continuano a schiacciare quel semaforo, che tu dici figa raga, vai. Stamattina avevo davanti a me quei furgoncini che ci sono a Roma che vendono le bibite, che sono tipo lì davanti a... però non li avevo mai visti qua, comunque c'è anche in Piazza Duomo, sono quei camioncini stretti così e sopra questo qui andava a due all'ora, perché c'ha le bottiglie di vetro non dentro, lo so, gli stavo dicendo non hai chiuso bene i mobiletti perché cazzo muoviti, va bene comunque sì. Ma è qua sotto? Questa è tutta gente che ha pagato. Ma Milano è vuota, ma Maurizio, ma la gente... Oggi non sai dove l'ho mandato. Ho mandato. Dove ce l'ho mandato? Dove l'hai mandato? Siamo pronti? Vai. Do la linea? Vai. Scusa, ma la banda? No, oggi no. Oggi... Ha fatto il ponte anche la banda. Senza banda. Fa strano, eh? Vai. A te la linea, Christian. Grazie della linea, Maurizio. Per questo ultimissimissimo momento elettronico mi trovo a Venezia, in piazza San Marco, dove sono stati allestiti gli ultra mega super extra giga maxi schermi. C'è uno che parla. Tutte le gondole sono state munite di altoparlanti. In occasione della biennale sono molteplici gadget marchiati Maurizio _ Rossato, tra cui un documentario sulla tua vita e una statua in scala 1:1. Qui a Venezia è tutto pronto. A te la linea, Maurizio. Ma senza banda salta tutto. Il documentario sulla mia vita deve essere bello. Come si intitolerà? Rifaccio il letto e pulisco i piatti. Un uomo ordinato. Chissà com'è di lunedì? Evviva! Evviva! Vai Walter! È pensieroso il Walterone oggi, eh? Sei fatti suoi oggi. Che è successo? Areare! È tua? Ma come si fa? Yo, 'cause I make the beats for the underground. Ma questa spero tu l'abbia lasciata tanto. No! Albertino non lavora, fa il ponte. Lavora.
Maurizio, quando hai un minuto mi chiami? Scusa Lips, non è colpa mia. Maurizio. Ora una dai, poi basta. Ciao, sono Albertino. Stai ascoltando il momento elettronico con Maurizio Rossato. Mi stavo preoccupando. Maurizio. Mama said knock you out. Sti rumori di lamiere mi piacciono un sacco. Guarda cosa ti ho messo qua. Senti come sembra scarico. Morto. Vabbè. Comunque, ovviamente, col momento elettronico c'è più cassa, cosa, poi il rock un po' quasi si perde, no? Ma quando io facevo le mie serate in discoteca, io mettevo Green Day, mettevo Vertigo degli U2, che suonava bene, mettevo i Red Hot Chili Peppers, ma dopo questa mettevo i Blink. Ma pensa che serate, pogavano tutti, spaccavano i divanetti. Questo è un altro tiro. Comunque oggi, per essere lunedì, stiamo facendo un casino. Ma la stanno lasciando? Solo finché dice switch light on. Switch a light on. Non lo dice mai, no, quello che avevo detto io. No. Era turn the light on. Vabbè, qua è bello. Poi qua, pensa che le so a memoria, sai quando ascolti sempre la stessa cosa, qua entrava il don 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 dei Red Hot Chili Peppers, e lì spaccavano tutto. Ma che però poi la canzone è incredibile. Però poi la canzone si ferma. Lui attacca i Red Hot Chili Peppers, attacca con don don don, poi fanno yeah, grida come questo il nostro ascoltatore che dice momento elettronico, fa bam bam bam, poi faceva ecco, arrivano. E poi si calmano tutti, Me lo stavi cercando il pezzo dei Red Hot? Mi devi dire i titoli. Qual è il titolo dei Red Hot? Valterone, qual è quello dei Red Hot di Pepper? Che fa. È dell'album Californication. Vabbè, abbiamo fatto un casino. Vai, oggi posso dire una cosa, visto che abbiamo parlato del tempo e ogni tanto mettiamo delle parole tranquille. Esatto. Parliamo del tempo un attimo con la voce di filosofia tempo così di De Crescenzo, che fa anche molto ridere sempre. Senti, il passato non è più, il futuro non è ancora, il presente come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso? Vuoi volare fatto? No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto. Quindi il rumore è passato. È passato. Mo è presente, mo. Perché? Perché mo lo fate. Vuol dire che lo farò. Lo farete. Allora è futuro. È futuro. Invece è passato. Ma fu tutto. Ti ho conosciuta in autogrill. E comunque che noi siamo qua a fare un programma alla radio, Radio DJ, non ci ricordiamo un titolo, e l'ascoltatore che fa un altro mestiere si ricorda il titolo. Va bene. Sono quei lapsus, dai. È arrivato il messaggio? Around the world. Neanche un ciao, grazie. No, buonasera. Ma è un mio amico. Senti, solo che poi in discoteca spacca, poi si ferma, senti. Questo qua grida anche lui come l'ascoltatore. Ma metto dentro! Dovrei rifare. Mi chiedo,
Questo paese non ci ha perso che io non faccio più queste serate in discoteca sì. Facendo musica. Sai che ora questo è revival. Ma si può lasciare, si può lasciare. Pochino, dai. Come puoi dire che si ferma? No, c'è il gruppo di Flip. No, ti sembra che si sia fermato. Comunque. Ma oggi va così. Comunque sai come chiudevo il mio DJ set con la musica italiana? Certo. Ci mettevo Vasco così, certo. Ma qua sai cosa ci mettevo? L'ombelico del mondo. Certo, giusto, certo. Ecco. Ma la gente poi faceva praticamente karaoke, no? E tu da qua attacchi e fai. È facile a schiaffo questo. Tutto a schiaffo così. Il DJ set del boomer, eh? Il DJ set del furbacchio, del furbacchione. Io me ne ricordo uno bellissimo insieme a Bologna. Vedi? ho portato Maurizio in discoteca a Bologna. Che ridere. Dai, racconta il dopo. Questo è l'ombelico del mondo. Potremmo metterla una mattina questa, non so, magari domani mattina la mettiamo, dai. Vabbè. Boh ragazzi, buona vacanza, buon ponte, noi ci siamo anche domani e poi dopo non ci siamo il primo maggio, ci siamo il primo maggio. No, non ci siamo il primo maggio, perché è la festa del dei lavoro, lavoratori. Del lavoro, sì. Esatto. E chi più di noi ha diritto a festeggiare la festa del lavoro? Comunque il lavoro intellettuale si paga. O no? No, è certo. No, non si pagano quelli là, i loro sì, gli altri no. È sempre una questione per far irritare la gente, metterla sempre sui soldi. Ciao Dumas! Prendetelo voi e crofici il site. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.